Un altro ospite d'onore improvviso qui al nostro stand di Motions of the World Art Monaco 2014, quarta edizione, è un artista molto importante a livello internazionale che viene dal Brasile e che espone qui fuori dal Forum Grimaldi con alcune sue installazioni, ed è Marcos Marin. Abbiamo il piacere di salutarlo. Ciao Marcos. Sì, è un piacere, sì. Benvenuto a Monaco. Grazie mille, benvenuto, siamo contenti appunto di averti qua. Puoi esprimere la tua arte? Chi è Marcos Marin? Io ho fatto arte optica, perché io sono arrivato in Europa nel 1990 e di prima ho cominciato a lavorare con il grande artista Vasarely a Parigi. È stato in questo momento come pianista, non soggiorno di UNESCO come pianista, per fare il corso di virtuosi come pianista, e ho lavorato un poco più con l'arte, io ho fatto dipinto all'epoca, un po' più tradizionali, ma l'incontro con l'artista Vasarely ha cambiato tutta la mia vita e ho cominciato poco a poco a fare dell'arte optica, ma sempre mi piace il ritratto, la natura umana. E ho fatto una unione dell'arte optica, che è un poco dura, un poco squared, con la leggerezza dell'immagine, del visaggio, ma non era tan serio. E nel 2000 è cambiato para Miami Beach e ahí è cominciato un lavoro molto interessante con la gallerista Ninos Coerta, che rappresenta tutto il grande nome dell'arte optica, e la vita è cominciata più seria, con museo, con esposizioni, io è divenuto un artista professionale, io vivo della mia arte. E finalmente nel 2004 ho incontrato Delfini Pastor, una donna di Monaco, che aveva una galleria, una bellissima galleria, Pastor Gismondi, e mi ha invitato per fare una mostra individuale. E tutto è cambiato la mia vita, perché a partire da questo momento il principe Alberto ha scoperto la mia opera e ha commissionato un lavoro. Una opera ufficiale, che sia la scultura del principe Reniero, che stava fallecida un mese prima della mia mostra, che è un monumento pubblico, un landmark a Monaco del 2006, inaugurato qui. E dopo, nella sequenza, ho conosciuto Pierre Cardin, che mi ha fatto un'adozione dell'artista e ha preso me per venire qui a Lacoste, una città a circa di 300 km di Monaco, prima. E ho cominciato a lavorare con un'opera monumentale, sempre in optical, con linee, con una ricerca, credo, molto, molto interessante. E la carriera, la vita dell'artista è più e più, un poco più grande, un poco più importante, e con connessioni anche in Italia, con un gallerista e collezionista molto importante di Roma, Filippo Restelli, che ha dato un grande entusiasmo alla mia carriera. Ho fatto un'esposizione a Milano, Spazio Visionaire, che è stata bellissima. E finalmente, fa 5 anni fa, io vivo a Monte Carlo, con una commissione importante di essere artista ufficiale del palazzo, ho fatto il ritratto della famiglia principesca e entretempo è divenuto anche membro dell'Accademia di Belas Artes de Portogallo, dove io lavoro intensamente. Ma vivo adesso a Monte Carlo, un piccolo paese, né, con tanta arte, con tanta cosmopolità, e evidentemente vicino in Italia, non sentiamo un po' in Italia qui. E mi piace, per questo tento parlare un po' italiano. Ma anche noi siamo assolutamente contenti. Ecco, prima di lasciarti, le tue prospettive artistiche, cioè futuri lavori a cui stai lavorando, quali? È un progetto molto interessante, che qui in Monaco teniamo tanta opera di carità, di charity. E una fondazione molto importante che ha preso il mio cuore è la fondazione del Principe Alberto, che lavora per le cause ecologiche, per la ricerca della protezione del Mediterraneo. E io ho fatto tutta una collezione di opera con questo soggetto.
con lo destino di aiutare la fondazione, di promuovere l'azione del principe, con la fondazione Principe Alberto II. Quindi tutta una cerca, una programmazione di esposizioni qui in Francia, in Portogallo, in Spagna e in Italia, ha programmato di qui a 3 anni. Fa parte del Mediterraneo. Sì. Facciamo una mostra questo anno a Milano, in Palazzo Reale, un'altra mostra a San Marino. L'anno di 2013 ho fatto un'esposizione bellissima a Borgo San Felice, cerca di Siena. È stato bellissimo, è un'intervenzione di questa piccolina città che è divenuto un spazio, un paradiso qua. E come ho fatto adesso, opera monumentale, non ho bisogno più delle catre e mura di una galleria. E ora l'espazio aperto, l'espazio comune, l'espazio di città, e questa intervenzione è molto interessante. Mi piace questa regione di Liguria che è vicino di noi, e ha tanto prospezione, cerca della gente per fare le installazioni come l'artista vuole marcare sul territorio. È geloso del suo territorio, sì. Però lo ricrea, lo reinventa. Sì. Allora, ricordiamo anche un sito, perché prima abbiamo fatto cenno a un sito che tu hai come sito official site, website of Marco. Il mio website è artmarcosmarin.com. artmarcosmarin.com. Marin con AN finale. Marin con N. Marin, come il suo nome veneziano. Okay, molto veneto, infatti. Bene, ringraziamo appunto Marcos Marin di essere qui presente a Emotions of the World, ottimo artista, molto affermato non solo appunto a Monte Carlo, ma anche nella sua arte che diventa anche impegno civile. Appunto, ci parlava adesso della prospettiva sulla difesa del Mediterraneo e la sua arte appunto a favore, diciamo, di questo impegno. Grazie a tutti e proseguiamo in questo lungo viaggio nel Art Monaco 2014.